stare con noi stessi non ce l'ha insegnato nessuno. E allora ognuno di noi, se stiamo attenti, ha sempre un pensiero prevalente, no? Cioè, io non vado più d'accordo con lui. Oppure lei non mi va più bene. Oppure, ma io voglio cambiare lavoro. Con mio figlio sono una buona madre, no? E mettiamo in primo piano sempre qualche cosa che si basa sull'autocritica. Questo che cosa fa nel cervello? Sposta tutta l'energia cerebrale in un'unica direzione. Quando tu hai un problema, tu non pensi che ci sono tante altre cose dentro di te. È vero. Pensi sempre al problema, no? E lì si commette il primo errore. Ho un problema, ne parlo con qualcuno, ne parlo con la mia amica. Ma il problema in realtà è venuto da te. Secondo step, lo devo mandare via. Il disagio che mi porta a questo problema è il fatto che, per esempio, ho una crisi matrimoniale o di relazione, io lo devo mandare via, devo risolverlo. Il punto chiave della questione è che, invece, bisogna imparare a dire: io sono quella che ha questo problema, sono la persona che è insoddisfatta, sono la persona che non si sente realizzata. Guardare il problema e dire: bene, adesso io mi occupo di altro. Per esempio, mi metto a immaginare, potete chiudere gli occhi, no? E immaginare una scena della vostra vita, una scena in cui eravate veramente sorridenti, felici. Guardate cosa stavate facendo. Una scena di 12 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa. Cioè, immaginare una scena in cui tu sei veramente a tuo agio e sorridi. Per trovare questa immagine ci vogliono 10 secondi. Nel 90% delle donne a cui chiedi di immaginare una scena della loro vita in cui fanno un'azione che le rende felici, sai cosa fanno le donne? Ballano, danzano. Dentro il cuore profondo del cervello di una donna c'è una danzatrice, un'odalisca. Una donna che balla per un uomo, una donna che balla per le amiche, una donna che danza. Tieni presente che la danza è presente in tutte le grandi tradizioni religiose, per esempio nell'ebraismo, no? Come una via che distacca i pensieri e porta verso il sacro, verso l'immenso. Ecco, allora, se dentro di me c'è qualcosa che, immaginando, si distrae dal problema, quel qualcosa che si distrae, certo, è la via della soluzione. I bambini, noi dobbiamo imparare dai bambini, perché i bambini sono tra i pochi esseri che usano bene il cervello. I bambini, quando c'è un problema, non fanno come noi che ci pensano giorni, mesi, anni, no? Piangono disperati, dopo un minuto di passo si mettono a ridere. Oppure vanno a letto a dormire, perché l'oblio spazza via il pensiero. Oppure fanno la cosa più importante che dobbiamo fare noi: si distraggono, cambiano direzione, si mettono a giocare, perché giocando entrano in un regno dove non c'è il tempo, dove si esce dal tempo, si entra in un'altra dimensione. Allora, quando c'è un problema, quando pensi che ci sia una decisione da prendere, la cosa importante è dire: il problema è lì, io non ci devo pensare, mi metto a immaginare, a fantasticare, come abbiamo fatto adesso, no? Con le persone, dicendogli: immaginati una scena della tua vita che ti piace. L'energia dell'immaginazione non è l'energia del pensiero, questo bisogna averlo ben chiaro. Quando c'è un problema, più ci pensi, più lo complichi. Se cominci a immaginare, ne esci. Gli uomini perché fanno più fatica? Perché mentre fin da bambini noi siamo abituati a trasmettere giochi che sono basati sulla performance, sì, nell'anima femminile sono presenti dei giochi, vedi le bambole, no? Dove si danza, le si veste, gli si fa il bagnetto, dove in qualche modo emergono quelle che sono le qualità immaginative del femminile. Cioè, le donne hanno l'immaginazione connaturata dentro di loro, gli uomini fanno più fatica. Però gli uomini che sviluppano l'immaginazione, che chiudono gli occhi, ogni tanto immaginano, fantasticano, sono uomini che possono ottenere gli stessi identici risultati. Perché noi non stiamo bene, Nicoletta, stiamo una generazione che non sta bene, una cultura che non sta bene, siamo molto molto complicati, molto cerebrali, siamo sempre lì a rimuginarci, a criticarci. Allora, e qui analizzo un colloquio con una signora, no? La quale dice: dottore, sai, io sono stata lasciata, continuo a pensarci. E io le dico: c'è altro? Sì, sono stata lasciata con 3 bambini, questo non mi passa neanche i soldi. Signora, c'è altro? Sì, c'è il fatto che praticamente lui si è messo con una che è molto più giovane. C'è altro? Sì, le mie amiche sparano. Ma io, signora, quando le chiedo c'è altro, io non intendo se c'è altro del problema o della storia. C'è altro, vuol dire che io domando se ci sono altre donne dentro di lei. Cioè, per esempio, stamattina quando si è vestita. Sì, stamattina mi sono messo un vestito, non mi piaceva. Le donne fanno così, sono tornata a casa e mi sono cambiata. Le donne, rispetto agli uomini, quando escono di casa e hanno un vestito che non sentono su misura, allora non si sentono a loro agio, tornano a casa e si cambiano. Questa è l'anima femminile. Perché quando una donna si trucca, la mente e i pensieri se ne vanno, è lì presente alle labbra, al sopracciglio, è lì presente allo sguardo. Se noi sapessimo che quando una donna si trucca sta rigenerando il cervello, noi non faremmo fretta alle donne: dai esci che dobbiamo andare, perché nel truccarsi stanno chiamando, come avrebbero detto gli antichi, l'energia di Venere,
il corpo parla, il nostro corpo parla, no? A volte subiamo dei danni fisici legati a dei problemi organici, batteri, virus, no? Altre volte abbiamo dolori che sono legati a dei movimenti, a dei disturbi muscolari, a dei traumi. Molte volte però, e questa è la psicosomatica, molti dei nostri disturbi, tipo il mal di schiena di cui parliamo in questo numero di Rizza, sono legati a un modo di stare con te stesso, no? Dai, stai su con le spalle, dicevano una volta, no? Sì. Dai, forza. Dai, forza, no? Non mi piace così molle, no? E noi abbiamo creato una cultura sempre del dirigersi, del dirsi come dobbiamo essere, dove dobbiamo andare e cosa fare, no? E quindi essere sempre prevalentemente lì, no? Nella forza. E non capiamo una cosa importante. Io mi sono occupato tantissimo del pensiero cinese, perché il taoismo, che è stato un pensiero antichissimo, 2500 anni fa, è forse quello che ha insegnato a tutto il mondo la vera psicologia. Jung diceva che se uno psicanalista non ha letto il Tao non può fare questo lavoro. E io sono perfettamente d'accordo. Quando c'è un disagio, la prima cosa da fare è dire: dov'è il dolore? Questo è un concetto antichissimo che imperniava un po' tutte le tradizioni. Quando c'è un dolore, non pensare alla causa. Non pensare sto male perché quella cosa mi preoccupa, no. Io voglio sentire il dolore nel corpo, in che punto è? Sul petto, sulla pancia? Ognuno ha un punto in cui il dolore si riflette, e lì lasciarlo espandere. Allora la preoccupazione va sullo sfondo e tu sei tutto concentrato sul dolore. Se stai attento, dopo un po' vedrai che il dolore viene sostituito da uno stato di vuoto. Bravo. Il vuoto è il più potente farmaco del cervello. Il cervello produce da solo i farmaci. Uno è il silenzio. Dici: io adesso voglio sentire il mio disagio, ma voglio stare nel silenzio totale. Il silenzio, il vuoto, sono due meccanismi fondamentali. E il tre è il cedere, non opporsi, mai opporsi ai disagi. C'è un'emozione che arriva che non ti piace, la tristezza, bene, non pensare a cosa l'ha causata. Dici: tristezza, vieni pure e siediti qui con me. Jung, che è stato un grandissimo, io una cosa che faccio in psicoterapia, se quando qualcuno viene da me e mi vuole raccontare la sua storia, dico: guarda, non me la racconti, non perda tempo. Jung faceva così: non voglio sapere di suo padre, di sua madre, non mi interessa. Quello che mi interessa è vedere che cosa lo caratterizza. Puoi avere l'amore giusto o l'amore sbagliato, puoi fare più soldi o meno soldi, puoi fare le vacanze giuste o sbagliate, ma una cosa è certa: che le tue inclinazioni, le tue capacità di giornalista, di conduttrice, eccetera, quelle ti appartengono. Se le perdi, ti ammali. È molto più importante nella vita realizzarsi nel lavoro. Mica deve essere forse un lavoro importante, ma qualcosa in cui tu sei preso, come ogni bambino è preso dal suo gioco, non dal gioco di un altro. Quello è il più potente farmaco che esiste. È più importante dell'amore, è più importante delle relazioni. La tua inclinazione, perché la tua inclinazione è il tuo destino. Allora Goethe dice: com'è la tua vita? Ma tu stai seguendo il tuo destino? Perché una quercia che non facesse la quercia, sarebbe un aborto. Idem una rosa che non facesse la rosa. Tu stai seguendo il tuo destino. E come lo sai se stai seguendo il tuo destino? Non lo sai certamente perché te lo dici tu. Lo sai perché delle radici interiori, come le piante, noi abbiamo delle radici interiori che chiamiamo inconscio, ci stanno guidando. E ti accorgi che le cose che fai vengono naturali, spontanee. Gli amori, gli incontri sono naturali, sono spontanei, non perché li hai forzati. Meno forzi e più tutto si mette a posto da solo. Questa è la saggezza che il pensiero cinese ci ha trasportato e ci ha insegnato, dicendoci: tu rifugiati nel nulla, perché il nulla ha più poteri, ha più saperi del pensiero. Mai prendere decisioni, mai, quando c'è un disagio, mai.